Ciao a tutte. Oggi vi propongo un progetto natalizio. Insieme realizzeremo questa stella di Natale con la lana. L'ho realizzata sia i petali che le foglie con il punto Tunisi. Vedrete che è semplice da realizzare. Per realizzarla ho utilizzato la lana acrilica rossa, verde e gialla con uncinetto 3,50, forbice e ago da lana. Bene, possiamo passare al procedimento. Siccome il bordeaux, il rosso e il verde sono colori che non si vedono molto bene nei video, vedete, tendono a restare un po' sfocati. Il procedimento io ve lo mostrerò con la lana bianca. Voi invece realizzatela con la lana rossa. Ok? Bene. Cominciamo. Realizziamo 6 catenelle. Una, due, 3, 4, 5 e 6. Chiudo a cerchio con una maglia bassissima. Una catenella e lavoro nel cerchio 10 maglie basse. Una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Chiudo il giro con una maglia bassissima. Realizzo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto una maglia di base, entro nella seconda e lavoro una maglia bassa. Nuovamente 4 catenelle, 2, 3, 4. Salto una maglia di base, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto una di base, entro nella successiva e lavoro una maglia bassa. 4 catenelle nuovamente, 1, 2, 3, 4. Salto nuovamente una di base e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 2, 3, 4. Entro qui dove avevo realizzato già la prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. In questo modo ho 5 fori, 1, 2, 3, 4 e 5. Con una maglia bassissima raggiungo il primo foro. E chiudo e da qui parto a lavorare con il punto Tunisi. Lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto la prima, entro nella seconda e prendo il filo. Entro nella catenella successiva e prendo il filo. Entro nella catenella successiva e prendo il filo e mi ritrovo con 4 asole sull'uncinetto. Entro nel foro e prendo la quinta. Filo sull'uncinetto, chiudo facendo passare attraverso la prima asola. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2.
e ho concluso la prima riga. Ora ogni riga avrà un aumento, quindi una catenella. Poi entro nella prima barretta e prendo il filo e ho due asole. Successiva barretta, 3 asole. Successiva barretta, 4 asole. Successiva, 5 asole. Entro nel foro e prendo la sesta. Filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso la prima. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2. 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 E ho concluso la seconda riga. Una catenella di aumento. Entro nella barretta e prendo il filo. Procedo nella barretta successiva e prendo il filo. 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 E ho 6 asole sull'uncinetto. Prendo la settima nel foro, filo sull'uncinetto e chiudo facendo passare attraverso la prima. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2 e così via per tutta la riga. E ho concluso la terza riga. Vedete che sto aumentando in modo da formare il petalo. Nuovamente una catenella di aumento e poi procedo nello stesso modo. Entro nella barretta e prendo il filo, barretta successiva e prendo il filo, barretta successiva, prendo il filo, barretta successiva, prendo il filo, barretta successiva, prendo il filo, barretta successiva. Prendo il filo e ho 3, 6, 7 asole sull'uncinetto. Vado a prendere l'ottava nel foro, poi filo sull'uncinetto, chiudo la prima facendo passare il filo. Filo sull'uncinetto, faccio passare attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2 e così via per tutta la riga. Quarta riga ultimata, una catenella di aumento e nuovamente facciamo passare l'uncinetto nelle barrette per prendere il filo e abbiamo così 2 asole, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 8 asole. Prendiamo la nona nel foro, filo sull'uncinetto e chiudiamo la prima. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso 2. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso 2 e così via per tutta la riga. E abbiamo 5 righe. Ora dobbiamo realizzare la punta. Per fare la punta realizziamo 2 catenelle qui invece di una. Poi entriamo nella prima barretta, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte e due le asole. In questo modo otteniamo la punta. Poi procediamo sempre nello stesso modo entrando nelle barrette e prendiamo le asole 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entriamo nel foro e prendiamo la nona. Filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso la prima. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passiamo attraverso 2 e così via per tutta la riga. Dopo la punta dobbiamo procedere con le diminuzioni in modo da scalare il petalo. Quindi entriamo nella barretta successiva, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso 2, così otteniamo la diminuzione. Poi entriamo nelle barrette successive per ottenere sempre le asole. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e abbiamo 7 asole e prendiamo l'ottava nel foro. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso la prima, poi passiamo attraverso 2 e così via per tutta la riga. E abbiamo 2, 4, 6, 7 righe. Dobbiamo scalare nuovamente, quindi entriamo nella prima barretta, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte e due. E abbiamo così scalato. E poi prendiamo le asole sull'uncinetto, entrando nelle barrette. 2, 3, 4, 5, 6 e la settima nel foro. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso la prima, filo sull'uncinetto, passiamo attraverso sempre 2, attraverso 2, attraverso 2, attraverso 2 e attraverso 2. Nuovamente una diminuzione, entriamo nella barretta, filo sull'uncinetto e passiamo attraverso 2 e nuovamente prendiamo le asole nella barretta. 2, 3, 4, 5, la sesta nel foro, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso una, poi attraverso due per tutta la riga. Nuovamente una diminuzione, quindi entriamo nella barretta, prendiamo il filo e facciamo passare attraverso tutte e due e poi prendiamo le asole. 2, 3 e 4. Abbiamo 4 asole. Ricordate che abbiamo cominciato con 4 asole? Bene, vuol dire che questo è l'ultimo giro. Quindi poi entriamo nel foro, prendiamo la quinta, filo sull'uncinetto e la chiudiamo la prima asola. E poi facciamo passare attraverso le altre 2. Chiudiamo così, passo attraverso 2 e passo attraverso 2.
Ora contiamo bene i giri, sono 1, 2, 3, 4, 5, dove c'è la punta, 6, 7, 8, 9, 10. Abbiamo 10 righe. E ora dobbiamo chiudere il petalo. Quindi entriamo nella barretta, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso 2 come facciamo per le diminuzioni. Stesso lavoro nella barretta successiva. Entriamo, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte e due. Poi c'è l'ultima barretta, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso 2. E andiamo a chiudere il petalo nel foro con una maglia bassissima. E abbiamo così ultimato il primo petalo. Quindi ricordate, abbiamo cominciato con 4, dobbiamo ultimare con 4. Poi per congiungerci nell'altro foro basta sempre fare una maglia bassissima e chiudo. Così mi ritrovo a partire il lavoro in maniera perfetta. E qui si ricomincia. Riparto con 4 catenelle. Una, due, tre e quattro. Salto la prima, entro nella seconda e prendo il filo. Entro nella terza e prendo il filo. Entro nella quarta e prendo il filo. Per congiungermi al foro, entro e prendo la quinta asola. Filo sull'uncinetto e chiudo la prima. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, passo attraverso 2, passo attraverso 2 e passo attraverso 2 e ho fatto la prima riga. E ora procedo con l'aumento, quindi per aumentare una catenella. Poi entro nelle barrette e prendo le asole. 2, 3, 4 e 5. Prendo la sesta nel foro, filo sull'uncinetto, passo attraverso una, filo sull'uncinetto, passo attraverso due e così per tutta la riga. Aumento con una catenella, entro nella barretta e prendo l'asola e siamo a 2, 3, 4, 5, 6, entro nel foro e prendo la settima, chiudo facendo passare attraverso il filo, un filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, passo attraverso 2, passo attraverso 2 per tutta la riga. Terza riga finita, un aumento con una catenella, entro nella barretta e prendo l'asola. Procedo con la terza, poi 4, 5, 6, 7. Più una nel foro. Filo sull'uncinetto, chiudo facendo passare la prima. Poi filo sull'uncinetto, passo attraverso 2 per tutta la riga. Terza riga ultimata. Una catenella di aumento, entro e prendo l'asola. 3, 4, 5, 6, 7, 8 asole e la nona nel foro.
chiudo facendo passare attraverso la prima, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2 per tutta la riga. Quinta riga. Ora qui dobbiamo realizzare la punta come abbiamo fatto per il primo petalo, quindi 2 catenelle. Entriamo nella prima barretta, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte e due. E abbiamo così la punta. Poi procediamo entrando nelle barrette successive prendendo il filo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la nona nel foro. Faccio passare attraverso la prima, poi passo attraverso sempre 2 asole per tutta la riga. Ora dobbiamo continuare con le diminuzioni, quindi entriamo nella barretta, filo sull'uncinetto e passiamo attraverso tutte e due. E abbiamo così diminuito. E poi riprendiamo le asole. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 e l'ottava nel foro. Filo sull'uncinetto, passo attraverso la prima, poi passo attraverso 2 e così per tutta la riga. Nuova diminuzione. Filo, entro nella barretta, prendo il filo e faccio passare attraverso 2. Poi entro nella barretta successiva e prendo il filo. 3, 4, 5, 6. E la settima nel foro. Chiudo la prima, poi faccio passare attraverso 2. Nuova diminuzione. Entro nella barretta, prendo il filo e faccio passare attraverso 2 e poi prendo sempre le asole 2, 3, 4 e 5. Entro nella barretta e prendo la sesta e poi la chiudo facendo passare attraverso il filo. Poi passo attraverso 2, passo attraverso 2, passo attraverso 2, passo attraverso 2. Passo attraverso 2. Ultima diminuzione. Entro nella barretta, prendo il filo e faccio passare attraverso 2 e prendo le asole. 2, 3 e 4. Quindi ho cominciato con 4, devo ultimare con 4. Quinta nel foro, la chiudo facendo passare il filo e poi passo attraverso 2.
contiamo le righe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto, 10 righe. E ora chiudiamo il lato, quindi entriamo nella barretta, filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso tutte e due, barretta successiva, filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso tutte e due, terza barretta, entriamo, prendiamo il filo, facciamo passare attraverso tutte e due. Per chiudere il petalo entro nel foro e realizzo una maglia bassissima. Ed ecco concluso anche questo secondo petalo. Ora con lo stesso procedimento che vi ho spiegato, proseguite e realizzate i successivi 3 petali. In tutto devono essere 5, abbiamo ancora 3 fori. Quindi ricordate di passare prima nel foro con una maglia bassissima e chiudete. E poi ricominciate nuovamente con le 4 catenelle e realizzate il punto tunisi. Bene, ecco ultimati tutti i 5 petali. Ora, se preferite, potete lasciarli liberi uno dall'altro. Io ho preferito unire la parte qui sopra dei petali, li ho uniti insieme con un punto solo, con il filo, e poi ho nascosto il filo nel lavoro, così i petali restano più composti. Bene, ora dobbiamo realizzare la seconda corolla, quella dietro. Riprendo il filo e adesso vado a lavorare su questo cerchietto iniziale. Ricordate che qui è stato realizzato da 10 maglie basse. Ora noi dobbiamo ingrandire il cerchietto e farlo diventare di 12 punti. Quindi partiamo, entriamo nella prima maglia bassa e qui ne facciamo 2. Una e due. Procediamo, facciamo la terza. Poi aiutatevi magari anche guardando il dietro. Poi andiamo qui nella maglia bassa del foro successivo e facciamo la quarta. Procedo con una quinta. Erano 3, 4, 5, 6 e realizzo la sesta, 7, 7. Seguo sempre le maglie basse, faccio l'ottava, procedo 9, 10 e sono qui nell'ultimo foro e faccio le ultime due, 11 e 12 e chiudo con una maglia bassissima. Vedete, il cerchietto ora è di 12, prima era di 10 e ora è diventato di 12. A questo punto dobbiamo realizzare sempre 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e rifare lo stesso lavoro che abbiamo fatto sul cerchietto iniziale, cioè salto una maglia di base, entro nella successiva del cerchietto e faccio una maglia bassa e così ottengo il primo foro. 4 catenelle, 2, 3, 4, salto
una maglia di base, entro in quella successiva e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 2, 3, 4, salto una maglia di base, entro nella successiva e faccio una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto una maglia di base, entro nella successiva e faccio una maglia bassa. Nuovamente 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Una maglia bassa, nuovamente 4 catenelle, 2, 3, 4 e sono arrivata al foro vicino al primo foro, quindi entro alla base del primo foro realizzato e chiudo con una maglia bassissima. Ora, se guardate bene, avrete in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6 fori. Questo vuol dire che dobbiamo realizzare 6 petali. Quindi, primo giro di maglie basse era di 10 maglie basse, quindi abbiamo ottenuto 5 petali. Con il secondo giro di 12 maglie basse otteniamo 6 fori. Quindi 6 petali. Quindi ora prendiamo il lavoro così in avanti, almeno non ci dà fastidio. Entriamo bene nel primo foro, lo chiudiamo. E ora cominciamo a realizzare il petalo. Sempre a punto tunisi. Lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Salto la prima, entro nella seconda e prendo il filo. Entro nella successiva, prendo il filo e così via per tutta la riga. 2, 4, 5. Entro nel foro e prendo la sesta. Passo attraverso 1, poi passo attraverso 2 per tutta la riga. Ora realizziamo una catenella di aumento, entriamo nella prima barretta e prendiamo il filo. Seconda barretta, prendiamo il filo e siamo a 3, 4, 5 asole e 6. Andiamo a prendere la settima nel foro. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 1, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, attraverso 2, così per tutta la riga. Un aumento, faccio una catenella. Entro nella prima barretta e prendo il filo. E mi ritrovo con 2 asole e procedo, barretta, prendo il filo, 3 asole, 4, 5, 6, 7, entro nel foro e prendo l'ottava. Filo sull'uncinetto, passo attraverso una asola, poi passo attraverso 2, passo attraverso 2 e così via, in modo da ultimare la terza riga. Un aumento, una catenella. Entro nella barretta e prendo la seconda asola, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava e la nona la prendo nel foro.
filo sull'uncinetto, passo attraverso una, filo sull'uncinetto, passo attraverso due e così via per tutta la riga. Finita la quarta riga. Un aumento con una catenella e ricomincio a prendere le mie asole. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entro nel foro e prendo la decima. Filo sull'uncinetto, passo attraverso prima una, poi passo attraverso due. Un aumento, una catenella. E ricomincio a prendere le asole. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entro nel foro e prendo l'undicesima. Filo sull'uncinetto, passo attraverso una, filo sull'uncinetto, passo attraverso due, continuo passando attraverso due asole. E abbiamo 2, 4, 6, un aumento e passo a prendere le asole. Una, due. 3, 4, 5, allora sono 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. Più una nel foro e faccio passare attraverso prima un'asola e poi attraverso due. Passiamo il filo sempre attraverso due. Ora realizziamo la punta. Filo sull'uncinetto e realizziamo 2 catenelle. Entriamo nella prima barretta, mettiamo sul filo e facciamo passare attraverso 2 e abbiamo così la punta. E poi procediamo nel prendere le asole. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nel cerchio, nel foro. Passo attraverso una. Passo attraverso due tutte le altre asole. Continuiamo con le diminuzioni. Facciamo una catenella. Entriamo nella barretta successiva, filo
filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso due. E ora procediamo a prendere le asole nelle barrette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e l'undicesima nel foro. Filo sull'uncinetto, passo attraverso una, poi passo attraverso due asole. Una catenella, entro nella prima barretta per fare la diminuzione, filo sull'uncinetto e passo attraverso due e poi prendo le altre asole. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, la decima nel foro. Filo sull'uncinetto e passo attraverso una, filo sull'uncinetto, passo attraverso due e procedo così fino alla fine. Una catenella per fare la diminuzione, entro nella barretta successiva. Nella prima, filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso due e nuovamente prendo le asole. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E la nona dentro nel foro. Passo attraverso una, poi passo attraverso due asole. Questo petalo è più alto e sarà anche un pochino più largo, eh? Nuova diminuzione, quindi una catenella, entro nella barretta, filo sull'uncinetto e passo attraverso due e poi prendo le asole. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. L'ottava nel foro. Filo sull'uncinetto, passo attraverso una. E poi passo attraverso due. Nuova riga, una catenella e una diminuzione. Entriamo nella barretta, filo sull'uncinetto e passo attraverso due e prendo nuovamente le asole. 2, 3, 4, 5, 6 e una nel foro che fanno 7. Passo attraverso una e passo attraverso due. Pian piano stiamo scalando, siamo alla fine. Ultima diminuzione. Una catenella, entriamo nella prima barretta. Prendiamo il filo e passiamo attraverso due e poi prendiamo le asole. 2, 3, 4 e 5.
Se ne abbiamo 5 vuol dire che siamo all'ultimo giro, perché ricordate che abbiamo cominciato con 5 catenelle e con 5 catenelle dobbiamo finire, più quella che per forza va nel cerchio, nel foro. La prendiamo, la sesta, e chiudiamola. E poi passiamo le altre attraverso 2, una, in modo da finire quest'ultimo giro. Ora dobbiamo rifinire il lato per concludere il petalo. Quindi lavoriamo come abbiamo fatto per le diminuzioni, solo che ci servono per chiudere. Una catenella, qui entriamo nel primo, nella prima barretta e facciamo passare il filo attraverso 2. Poi entriamo nella barretta successiva, filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, barretta successiva. Filo sull'uncinetto, passo attraverso 2, ultima barretta, filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso 2. Vado nel foro e chiudo con una maglia bassissima. Il primo petalo è così pronto. Ok, e abbiamo 14 righe. Vedete, questa è la differenza tra il petalo davanti e il petalo quello dietro. Diventa più grande. Bene, ora non dovete fare altro che nei fori ripetere lo stesso procedimento. Ricordate sempre che prima di entrare nel foro con una maglia bassissima e chiudete così. E poi nuovamente si ricomincia da 5 catenelle. Per realizzare il punto tunisi 4 e 5 e ricominciate lo stesso lavoro che vi ho mostrato qui, in modo da ottenere il secondo petalo, poi il terzo e così via, in modo di averne 6. Bene, ho realizzato tutti e 6 i petali, quelli dietro. Ora con il bordeaux qui di petali ne ho realizzati invece 7. Per ottenere un petalo in più è semplicissimo, tutto dipende dal cerchietto. Abbiamo fatto 10 maglie basse per ottenere i 5 petali, poi il giro di 12 maglie basse per ottenerne 6. Se invece ne volete 7 di petali qua dietro, basta che realizzate 14 maglie basse, così 14, saltando sempre un punto più un punto basso, sono 7 archetti che si formeranno, quindi 7 archetti, 7 petali, come preferite, o 6 o 7, scegliete voi. Ora invece dobbiamo realizzare i nostri pistilli. Io questi li ho sempre realizzati con la lana. Sono 6 punti nocciolina e ora vi spiego come realizzarli. Lavoriamo 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Saltiamo la prima maglia. Entriamo nella seconda e realizziamo una maglia bassa e procediamo per tutte le catenelle realizzando in tutto 6 maglie basse. 2, 3, 4, 5 e 6. Tirate il filo e tagliate nodino. Prendiamo il giallo. Poi con la lana gialla
Bene, poi con la lana gialla entriamo nel primo punto e facciamo passare con una maglia bassissima prendendo così il colore. Poi realizzate 3 catenelle, una, due e tre. E ora realizziamo sempre in questo punto il punto nocciolina. Quindi filo sull'uncinetto. Entriamo, prendiamo il filo, lo tiriamo e non lo chiudiamo, teniamo su sull'uncinetto. Nuovamente filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo e lo tiriamo per la seconda volta. Filo sull'uncinetto, entriamo, lo prendiamo e lo tiriamo per la terza volta. Filo sull'uncinetto. Entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo e lo tiriamo, quarta volta. E per l'ultima volta, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto e lo tiriamo. Quindi abbiamo preso il filo per 5 volte. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso tutte le asole e chiudiamo con una catenella. Poi una catenella ancora, entriamo nello stesso punto della nocciolina e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. Filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda maglia verde, maglia bassa verde, prendiamo il filo e tiriamo. Uno. Poi entriamo, prendiamo il filo e lo tiriamo. E due. Entriamo, prendiamo il filo e lo prendiamo per la terza volta. Filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, prendiamo il filo e lo tiriamo. Quarta. Filo sull'uncinetto, entriamo, prendiamo il filo e lo tiriamo. Quinta volta. Filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte le asole e chiudiamo con una catenella. Nuovamente una catenella e andiamo a bloccare tutto sempre nello stesso punto della nocciolina con una maglia bassissima. E abbiamo le nostre due noccioline e procediamo con lo stesso procedimento. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa successiva e prendiamo il filo. Filo sull'uncinetto, entriamo e prendiamo il filo per la seconda volta. Terza, quarta. Quinta, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte le asole e chiudiamo con una catenella, una seconda catenella e chiudiamo con una maglia bassissima, sempre nello stesso punto, nella stessa maglia bassa verde. E abbiamo 3 noccioline. Proseguiamo, una catenella. E rifacciamo nuovamente il punto nocciolina, quindi entriamo e prendiamo il filo e uno e due e tre. E 5. Filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte le asole e chiudiamo una catenella, una seconda catenella e andiamo a chiuderla qui.
nella maglia bassa verde e siamo a 4 noccioline, una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa successiva e prendiamo il filo, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia e prendiamo il filo, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia e prendiamo il filo, terza, quarta, quinta volta. Abbiamo preso il filo per 5 volte, filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso tutte e 5 e facciamo passare attraverso tutte le asole. Una catenella per chiudere e un'altra catenella invece per chiudere il punto nocciolina qui nella maglia bassa verde. Una catenella, entriamo e prendiamo il filo. Filo sull'uncinetto, entriamo e prendiamo il filo, e sono due, tre, quattro e cinque. Filo sull'uncinetto, facciamo passare attraverso tutte le asole. Chiudiamo una catenella e un'altra catenella per chiudere il punto nella maglia bassa verde e abbiamo così le 6 noccioline. Ora tirate il filo, tagliate e fate il nodino. Il filo un pochino lungo perché vi servirà per infilarlo nel lago da lana. Vediamo questo. Ora, qui dove abbiamo il nostro filo, cominciamo ad arrotolare. La prima nocciolina quindi resterà al centro, mentre le altre avvolgeranno quella centrale, così. Poi, dove col l'ago, cerchiamo fissiamo il gruppo di noccioline, così, vedete? Poi entriamo, così il filo resta tutto sotto e possiamo qui fare dei piccoli nodini, così. Leghiamo insieme tutti i fili e poi tagliamo. Ok, così i nostri pistilli sono pronti. Ora riprendiamo un'agugliata di filo bianco, infiliamo. Mettiamo i nostri pistilli qui al centro del fiore e dal sotto, utilizzando il bianco, non si vedranno più i punti. Entriamo da sotto e facciamo passare dentro i pistilli, così, così, e poi nuovamente facciamo uscire dall'altra parte, poi blocchiamo, nuovamente entriamo nei pistilli e poi li blocchiamo qui.
Ora basterà tirare un pochino. Facciamo il nodo con i due fili del lavoro. Facciamone anche due o tre, così resta bene bloccato. Controlliamo che sia fissato bene al centro e quindi possiamo nascondere il filo bianco nel lavoro dopo aver fatto i nodi. Uno e nascondiamo anche l'altro. Ok, possiamo tagliare. Ed ecco così fissati i pistilli nella stella di Natale. Benissimo. Ora, passaggio successivo. Dobbiamo fissargli le foglie. Le foglie, la spiegazione la trovate in un altro video che ho realizzato. Quindi, prima preparate tutte e quattro le foglie con la spiegazione del mio video. Poi, una volta ottenuto le quattro foglie, dovete realizzare un cerchietto sempre con il verde, che è formato da 6 catenelle chiuse a cerchio, poi 12 maglie alte lavorate nel foro. E un secondo giro di 24 maglie alte, quindi vuol dire due maglie alte in ogni maglia alta del giro precedente e avrete così il cerchietto. Una volta realizzato il cerchietto, li dobbiamo cucire qui sul bordo del cerchio. Il dritto deve restare dietro, eh? E vedete che qui non si vede poi niente. Non si vedono i punti, mentre qui dobbiamo cucire. Io tre li ho già fissati e ora fisso anche il quarto. Così. In questo modo. Il tutorial delle foglie l'ho fatto in un altro video perché altrimenti sarebbe diventato troppo lungo. Così. Ecco vedete? Qui è fissato questo è l'interno che ora blocco con un nodo. Il filo non lo taglio perché mi servirà. Ok, è unito così le quattro foglie sul dischetto. Poi metteremo la stella di Natale qui sopra le foglie e dietro con alcuni punti nascosti dobbiamo unire le foglie alla stella di Natale. Io faccio in questo modo col filo che mi è rimasto. Vado prima al centro, così. Poi dal centro infilo l'ago e vado a passare qui in mezzo ai pistilli, così. E fisso in questo modo con alcuni punti. Tanto il verde non si vede, ma nel frattempo riesco a fissare il tutto così, passo attraverso le noccioline
poi blocco il tutto con un nodo sempre qui dietro. Facciamo anche due, così siamo sicuri. E poi nascondo il filo nel lavoro. E così ho fissato le foglie alla stella di Natale. Ora vedete voi se queste due punte delle foglie, se volete dargli un punto qui, potete anche darglielo qui e qui, se volete averla un po' più piatta, altrimenti gliel'ho lasciata così, che ho unito soltanto i petali l'uno con l'altro, in questo modo, sempre con un punto qui, mentre per le foglie io le ho lasciate così, come preferite, come più vi piace. Quindi questa è da 6 petali esterni e 5 interni, mentre questa qui bordeaux, mentre questa bordeaux l'ho fatta di 5 petali interni e 7 esterni. Benissimo, il mio video tutorial è così ultimato. Vi ringrazio per l'attenzione. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube, così sarete sempre informate sui miei prossimi video. Grazie ancora per la compagnia. Buon lavoro, ciao a tutte!